Bentrovati. Il duello tra i due è Matteo. Qualche giorno fa Rai 1 ha mandato in onda il dibattito tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Lungi da noi fare l'analisi su quello che è il dato politico, però è venuta fuori dalla redazione una novità. Perché non facciamo una trasmissione e vediamo chi ha avuto maggiore capacità di ascolto, chi ha avuto maggiore capacità comunicativa? Ecco che abbiamo invitato il dottor Paolo Mauceri proprio per fare una disamina, tralasciando per l'appunto quello che è l'aspetto politico e concentrando l'attenzione su questo elemento, quello della comunicazione. Grazie dottore per aver accettato il nostro invito e grazie per questa presenza a cui noi tenevamo in modo particolare. Ma secondo lei che dibattito è stato questo tra i due Matteo? Ma guardi, direttore, lei lo sa, io ho molto stima in lei e anche nel suo collega e collaboratore, il signor Marescalco, perché in altri termini non avrei risposto, avrei detto evado la domanda. Ma siccome, diciamo, la premessa è, come potrei dire, rappresentativa del fatto, le dico subito che onestamente, sotto il profilo comunicativo, perché la comunicazione poi, le parole devono avere un senso, devono avere un fondamento, una base, perché se no uno si può mettere anche a cantare e allora la vince Frank Sinatra o viceversa qualche altro. E onestamente devo dire che è stato uno spettacolo miserevole. Perché dico questo? Perché in definitiva, partendo dalla premessa che sono stati mandati lì per essere allontanati dai posti dove qualche cosa, dico qualche cosa, si doveva decidere, è come quel ragazzino, quei ragazzini ai quali è stata data una trottola e gli hanno detto: sentite, qui c'è la trottola, fatela giocare. In siciliano, un ciuppetto. Questa è quella la mia impressione e questo è quello che le posso dire. Sotto il profilo della comunicazione, chiaramente, va bene, un tantino l'ha spuntata a Renzi, ma non perché sia più bravo, ma perché è più malizioso. È una persona di cui bisogna stare attenti, proprio molto attenti. Perché lui è un Pierino. Sì, no, io lo chiamo il boscout del giglio nero appassito. E come tutti i boscout, io ho avuto a che fare con un boscout quando i miei figli erano piccoli, che praticamente li massacrava, perché una volta, accortami di questo fatto, gli dissi: senti, se tu ti permetti un'altra volta io ti riempio di botte. E così la smise. Detto questo, devo dire che, tornando nell'argomento, che chiaramente un tantino, va bene, ha avuto una chance in più Renzi, ma sulla scorta praticamente di argomenti vuoti, sulla scorta praticamente, diciamo, di bugie. L'ultima, tanto per portarle un esempio, l'ha detta oggi, dove ancora si è e assume la paternità della fatturazione elettronica. Lui, quando fu, diciamo, affrontato questo argomento della fatturazione elettronica, che poi entro nel merito, non c'era, aveva realmente i pantaloncini corti. Quella la dobbiamo a Vincenzo Visco, ma non perché Visco, diciamo, la programmò, la sperimentò, la inventò, ma perché Visco era andato in Sud America, aveva visto che in Argentina e in Brasile già operavano in questo senso e gli disse: beh, rispetta questa cosa, la dobbiamo introdurre anche in Italia. Questa è la mia impressione. Detto questo, le dico che praticamente, diciamo, Renzi, oltre a essere più malizioso, c'ha anche un problema, anzi due. Il primo è che è come la pubblicità, che sia buona o cattiva, è essenziale che se ne parli, e lui in questo senso vuole essere sempre presente. La seconda è perché c'ha degli interessi da difendere. Gli interessi non sono politici, sono, come potrei dire, reali. Lei avrà saputo, io non entro nel merito di questa discussione, ma riferisco il dato, cioè all'inglese proprio, che i suoi genitori sono stati condannati a 21 mesi per fatturazione false, giusto? Allora, a questo punto lui si è reso conto che niente niente potrebbero praticamente avere delle conseguenze gravi ove questa sentenza venisse confermata nei successivi gradi di giudizio.
e perciò sta facendo di tutto a che praticamente si allontani questo spettro. La terza, o comunque la seconda sempre, è relativa alle prossime scadenze, ma non le scadenze politiche, infatti non sono scadenze politiche queste, sono scadenze di posti che lui intende occupare. Lei sa che da qui a breve ci saranno 400 posti di sottogoverno, sì. A questo punto lui praticamente, diciamo, se ne frega, per dirla papale papale, dei problemi dell'Italia, degli italiani e via dicendo, ma vuole afferrare qualche posto, anche perché qualcuno lo deve dare a Nencini. Certo, cioè, lo certo. Deve dare praticamente a chi gli ha permesso di avere un gruppo al Senato, va bene, un Nencini che è stato riesumato dopo 33 secoli di sonno, 3300 anni, va bene, dal sito di El Dameiro, va bene. Io le volevo fare anche una domanda che riguarda, fra l'altro l'ho presa da un autorevole quotidiano nazionale e mi affido quindi anche agli interventi di altri giornalisti. Alcuni hanno detto piuttosto che dare risposte ai temi più caldi, sembravano entrambi in cerca di consensi, perché uno è all'opposizione, quindi non è come prima tutti i giorni, non appare in televisione, non fa l'altro, seppur far parte del governo, ma attualmente è in una situazione non di grande maggioranza, marginale. È marginale. Sì, ha ragione. Se lei poi ha la bontà di leggere quel mio articoletto, quello che le ho dato, si accorgerà che praticamente questo tema, prima dell'incontro, io l'ho affrontato. Infatti ho parlato di due persone che si incontravano in Umbria. Gennarino, che sta per 5 Stelle, e Bastianazzo, che sta per il Siciliano della provincia di Siracusa. Ebbene, questi si incontrano in Umbria. A questo punto praticamente, diciamo, vedono che lì è uno sfacelo, le pietre lì erano e lì sono rimaste, per cui Bastianazzo, che non c'era mai stato, dice: ma che è successo qua? Perché Gennarino dice: niente, vieni con me che ora io ti porto in un posto dove queste macerie non ci sono. Arrivano davanti a un cinema, che non dico qual è, e trovano due bei tipi, uno vestito da Boy Scout, Renzi, l'altro invece col costume Salvini. Lui si meraviglia, dice: ma questi che ci fanno lì praticamente? Dice: niente, non ti preoccupare, non è una commedia, probabilmente lo sarà poi, ma intendo dire, diciamo, che hanno occupato la sala perché devono parlare di politica. Salgono sul palco, quindi cominciano a parlare, non avendo che dire, a quel punto praticamente, diciamo, ecco che si mettono a cantare la canzone stonata, a che il pubblico rumoreggia. Finalmente una persona si alza e dice loro: sentite, siete completamente degli asini, scecchi, per dirlo alla siciliana. Anche Renzi, che è il più acculturato, fa capire di aver letto Martoglio. Dice: no, secondo la teoria darwiniana noi siamo mezzi scecchi e mezzi scimmie. Al che l'interlocutore, sempre dalla platea, no, dice: siete completamente scecchi. Al che Renzi dice: senti, ci conviene di andarcene, ci mettiamo davanti al portone, vediamo se aprendolo e chiudendolo possiamo rimediare qualche lira per tornare nei nostri paesi. Questa, insomma, la sintesi praticamente. A me ha dato questa impressione. Io continuo sempre con un titolo di un altro autorevole quotidiano nazionale che ha parlato di pareggio tra i due, ecco, non attribuisce un punteggio maggiore né all'uno e né all'altro, c'è un X per entrambi, però dice che è quella trasmissione ha segnato la sconfitta del giornalismo, perché le domande erano già preparate mentre gli applausi in studio erano finti. Sì, ne ha ragione, cioè ha detto una verità vera. Va bene, altresì io potrei aggiungere a quello che questo giornalista acuto ha osservato, che in buona sostanza, sempre con la premessa di poc'anzi, che Renzi, essendo più furbasto di Salvini, un tantino in più l'ha spuntato, ma è come quella partita amichevole giocata fra due persone che di facciata si avversavano, ma in fondo erano d'accordo nel non dire niente. Se mi consente un'ultima osservazione, cioè sotto il profilo ora politico,
Lei sa che in concomitanza di questo incontro, scontro amichevole, c'è stata anche una legge importante che si doveva presentare. I passaggi erano 3, settembre, ottobre e poi ora questa del 15, il 16, c'era la legge, la manovra finanziaria, la cosiddetta pomposamente chiamata legge di bilancio. Ebbene, con tutti questi problemi che c'ha l'Italia, proprio l'incontro Salvini-Renzi ci mancava. Grazie, siamo alla fine del nostro quotidiano appuntamento. Lo ripeto, abbiamo parlato un'analisi lontano da quello che è lo scenario politico, ma vicina a quello che è l'aspetto della comunicazione, dello scontro, del dibattito, del confronto andato in onda sulla RAI tra Matteo Salvini e Matteo Renzi. Un'analisi, ci siamo avvalsi della collaborazione, del contributo del dottor Paolo Mauscerio. Ringrazio il mio ospite, ringrazio quanti siete stati ancora una volta all'ascolto delle nostre trasmissioni. L'appuntamento è per domani.